Ciao a tutti, benvenuti. Questo è un tutorial per imparare a suonare il ritornello di Occidentalis Karma. Questo tutorial lo faremo in Do maggiore, che è una tonalità esattamente un tono sopra la canzone originale. Questo per facilitare, per rendere tutto molto più agevole. Vi volevo un attimino subito presentare il mio socio qui oggi, eccolo qui. Abbiamo Matthew Starr nelle vesti di operatore video, ma poi presto lo vedrete nelle sue vesti di youtuber. Allora, partiamo subito con questo magnifico tutorial. Vieni, caro. Vi faccio ascoltare quello che vi insegnerò. Chiaramente ho suonato anche l'accompagnamento, ma a noi non ci interessa. Quello che ci interessa è imparare la melodia del ritornello. Dunque, vi dico subito quali sono le note, ok? Partiamo subito. So, 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 fa mi re, do, so, so, fa, fa mi re, do, re, 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 do, mi re, do, re, sol. E questa è la prima parte. Allora, voglio subito specificare una cosa. La melodia originale è fatta così, è proprio quella che ho suonato. Sol, 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 fa, mi, re, do, sol, sol, fa, fa, mi, re. E io ad alcuni miei alunni ho insegnato invece sol, 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 fa, fa, mi, re, che è più carino, diciamo, ecco, abbiamo fatto questa piccola variazione. Ma si potrebbe suonare anche sol, 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 fa, fa, mi, re, sol, 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 fa, fa, mi, re, che è più semplice un po' per tutti. Quindi questa è una variazione che potete decidere voi in base alle vostre capacità tecniche, come le volete fare. Anche per i miei ragazzi, insomma, potete tranquillamente ripetere il sol alto acuto. Stiamo parlando, io adesso sto suonando sull'ottava centrale, che corrisponde ad un terzo do, ma viene bene anche sul quarto do, ok? Allora ripeterò lentamente tutte le notine del ritornello e poi un pezzettino. Si chiamano note? Ma non bene anche notine. E poi un pezzettino alla volta. Allora, adesso le ripeto tutte. Sol, 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 fa, mi, re. Sol, 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 fa, fa, mi, re. Do, re, 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 do, mi, re, do, re, sol. Mi fermo di nuovo su questo pezzettino per specificare che vi conviene tenere la mano destra sul quarto do in posizione con il pollice sul do e quindi iniziare dal quinto dito sul sol e la mano sinistra sul terzo do in posizione sempre sul do con il quinto dito sul do e il pollice sul sol, che è l'unica nota che suoneremo, ok? Ripeto: sol, 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 fa, mi, re, sol, 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 fa, fa, mi, re, do, re, 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 do, mi, re, do, re, sol, 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 fa, mi, re, sol, 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 fa, fa, mi, re, do, re, 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 do, mi, re, stop, re, re, do, re, mi, re, do, mi, 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 fa, mi, re, re, re. E poi l'ultima volta del ritornello possiamo mettere un bel primo do, do basso, con quando la canzone ci dice hom. Ok,
Matthew Star, non tenerti troppo sulla mia faccia, tieniti molto sulle manine, eh? Così okay. Facciamo vedere bene quali tassi ma sono. Non puoi dire mani, stai parlando con un ometto. Man, devo dire? Sì. Va bene, man. Allora, man, vai, ripetiamo ancora le notine lentamente. Un pezzettino, dunque, questo ritornello è composto da quattro parti. La prima parte è questa. Sol, 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 fa mi re. Sol, 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 fa, fa mi re. Do, re, 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 do, mi re, do, re, sol. Poi c'è la seconda parte che è una ripetizione di questo che ho appena suonato, tranne do, re, sol. Quindi sol, 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 fa mi re, sol, 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 fa, fa mi re, do, re, 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 do, mi re, stop, terza parte, re, re, do, re, mi re, do, mi, mi, fa mi re, quarta parte che è la ripetizione della terza, re, re, do, re, mi re, do, mi, 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 e poi l'ultima volta c'è questo do finale. Dunque, giusto per specificare, il ritornello nella canzone viene eseguito per tre volte. L'ultima volta c'è una piccola variazione, che sarebbe questa. Cioè, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Ma siccome noi siamo... No, riprendi le mani. Siccome noi siamo molto pigri, non la suoneremo questa cosa. Per fare prima, perché non ci interessa, voglio dire, va bene così. Va bene quanto abbiamo già dato, quindi continueremo a suonare... Ok? Allora, io lo suonerei una volta con la base. Che dici, man? Yeah. Va bene? Yeah, io lo faccio ascoltare insieme la base. A proposito, vi consiglio di esercitarvi con la base che ho sempre caricato, la base in do, che ho sempre caricato sul mio canale, che si chiama Occidentale Scarma in do, che c'è una parte cantata ed una parte strumentale. La parte strumentale viene proprio dal terzo ritornello, che è quella che adesso vi farò sentire. Yana si desca. Pronti? Namaste! Spero di esservi stato d'aiuto per divertirvi a suonare questo ritornello. Vi ripeto che non è nella tonalità originale, è in do, in modo da risultare un po' più facile per tutti quanti, per tutti gli alunni di musica a scuola. Un saluto da Matthew Star che è lì dietro alle telecamere. Ricordatevi di iscrivervi. Vabbè, non fare pubblicità occulta. E niente, vi raccomando di provare queste note con la base di Occidentali Scarma in do, altrimenti non si capisce niente. Ciao, chiudi. Namaste. Ale!